Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui per parlare dell'acquisto di Pogba, perché anche questo praticamente è ufficiale. Non ho capito ancora perché non è uscito il comunicato, però ragazzi, ho fatto le foto con i tifosi, le visite mediche, cose che tutti sappiamo. Finalmente mi è tornata la voce, finalmente è finito il raffreddore, finalmente posso riprendere a fare video con costanza, dato che mi ritrovo in una sessione estiva dove forse sono le mie ultime vere vacanze perché ho finito l'esame di Stato, quindi l'anno prossimo inizio l'università, posso godermi quindi finalmente queste cazzo di vacanze. Ho fatto dei video su TikTok che mi hanno fatto molte, molte visual. Eventualmente vi lascio il link in descrizione dove comincerò a fare video anche lì perché è molto più semplice diventare virali. Ma ora non voglio annoiarvi, parliamo subito di Paul Pogba. Un acquisto che sicuramente è molto, molto importante per il centrocampo, ragazzi. Perché noi abbiamo Locatelli che teoricamente è il nostro miglior centrocampista e forse anche quello che ha vinto di più perché ha vinto un europeo, ragazzi. È vero, Rabiot mi sembra che abbia vinto un mondiale, però in questo momento penso che Locatelli sia qui e Rabiot sia qui. Abbiamo Zaccaria e McKennie che hanno avuto esperienza internazionale, entrambi in Germania, sono due centrocampisti duttili, cazzuti, comunque bene o male abili in tutto, sono forti nella fase difensiva e nella fase offensiva, poi certo hanno ampi margini di crescita, però in questo momento Zaccaria e McKennie sono due ottimi centrocampisti per completare il reparto. Si può unire quindi a questi Pogba, poi ci sono delle incognite che sono Arthur, Rabiot e Ramsey che in questo momento vengono classificati come esuberi. Io spero che almeno due di questi tre ci faranno monetizzare fino alla fine del mercato o quantomeno uno di due monetizzare e l'altro rescinde, che è Ramsey, perché da Rabiot e Arthur ci monetizzi, da Ramsey puoi solamente sperare che rescinda il contratto. Poi abbiamo ben sei giovani di cui almeno due spero di tenermene in squadra. Questi sono Fagioli, Rovella, Ranocchia, Miretti, Mandragora e Zanimacchia. Ora non vorrei dire una cagata, ma Mandragora e Zanimacchia è già ufficiale che sono andati via. Mandragora alla Fiorentina, Zanimacchia ora, se non sbaglio, non vorrei dire una cagata, è andato in prestito in Serie B. Devono rimanere due tra Fagioli, Lovella, Miretti e Ranocchia. Poi ci sta, sono pareri soggettivi questi. Per me l'importante è che ne rimangano due. Personalmente credo che Fagioli e Rovella siano i migliori di questi quattro, mentre gli altri due li manderei in prestito. Però poi ragazzi, insomma, questo è. Quindi per me Fagioli e Rovella. Poi ci può essere che l'opinione pubblica dice Fagioli e Miretti. Ben venga per Fagioli e Miretti, ragazzi. Ora Pogba e Di Maria, queste cifre, entrambi che andranno a percepire circa tra bonus e quant'altro 7 milioni l'anno di parte fissa, poi Pogba dovrebbe prendere qualcosina in più, però insomma Pogba prende qualcosa in più perché anche è più giovane, magari ti può rendere di più quest'anno. Di Maria forse lo vedo meno motivato rispetto a Pogba perché viene praticamente solo per il mondiale. Pogba che può giocare come mezzala destra e mezzala sinistra, sicuramente la Juve aveva un vuoto a sinistra perché aveva davvero troppe, troppe mezzali destre. Locatelli, quando non faceva il regista, giocava a destra. Zaccaria e McKennie giocano a destra, anche se McKennie può giocare pure a sinistra, ma gioca meglio a destra. A sinistra ci giocano Rabiot e Ramsey. Capite che Ramsey gioca due partite l'anno, Rabiot non è che abbia tutto questo rendimento. Quindi Pogba, io penso che andrà a fare la mezzala sinistra, anche perché è un ruolo che ha già fatto in quel fatidico centrocampo a tre dove c'erano Pirlo e Vidal prima e Marchisio e Khedira poi. Pogba, spesso la Juve ha fatto la mezzala sinistra, anche se forse pure lui rende leggermente meglio a destra, però a sinistra, insomma, ragazzi, può rientrare per mettere palle in mezzo. Quindi sicuramente ci sono meno problemi per Pogba rispetto che McKennie e Zaccaria per giocare come mezzala sinistra. A queste cifre, Pogba e Di Maria sono due ottimi colpi, due ottimi parametri zero. Vedremo chi si aggiungerà, perché comunque in qualche modo si è già aggiunto Gatti, si sono aggiunti i giovani che rientrano dal prestito. Bisogna vedere chi rimane, perché in questo momento mi sembra che la Juve abbia fatto rientrare alla base pure Piazza, quindi ci sono un bel po' di giocatori da piazzare, scusate la ripetizione. Per quel che riguarda i numeri di Pogba, ho fornito i numeri di Di Maria, forniamo i numeri di Pogba. Pogba arriva che ha 29 anni, quindi insomma ancora potenzialmente 4 anni, diciamo, a grandi livelli. Poi magari un centrocampista può rendere pure fino a 37 anni, ha più durata, diciamo, rispetto a un attaccante o un'ala. È chiaro che un'ala a 37 anni non corre più come Ribéry, è chiaro che non ti può fare un sacco di cavalcate sulla fascia, o quantomeno deve cambiare il suo stile di gioco. Allora, diciamo che lui ha fatto 11 gol e 9 assist in 90 partite con la nazionale, quindi vuol dire che ti dà un bonus ogni 4 partite potenzialmente, il che è un'ottima cosa nel giro della nazionale. Con la nazionale ha vinto un mondiale, una Nation League, quindi sicuramente è molto titolato. Col Manchester United ha vinto 4 trofei in 5 anni, di cui 3 trofei il primo anno. Poi non lo so se ha vinto anche 2 volte la Coppa di Lega, ma mi sa che la prima Coppa di Lega l'ha vinta nel primo anno lo United. Quindi lo United praticamente
sono 5 anni consecutivi che non va a titoli e quindi Pogba è gli unici titoli da vinti con Mourinho in panchina, dove ha vinto Europa League, la Coppa di Lega e la Supercoppa di Lega. Per quel che riguarda le 2 ultime stagioni di Pogba, l'ultima non è andata bene e ha fatto, ragazzi, vi dico, meno presenze di Dybala, sia, cioè, se andiamo a contare gli ultimi 2 anni insieme, Pogba ha saltato più partite per infortunio di Dybala, ma soprattutto ha fatto 16 presenze in meno. Quindi, ragazzi, se pensiamo che Pogba può rendere più di Dybala dal punto di vista degli infortuni, numeri alla mano ci sbagliamo, perché Dybala, eccetto gli ultimi 2 anni, non ha mai avuto infortuni in carriera, ragazzi, se non qualche infortunio che gli facesse saltare 2 o 3 partite. E ragazzi, i numeri per me parlano chiaro. Cioè, nel senso, Pogba 27 partite, un gol e 9 assist l'ultima stagione. Bene i numeri perché vuol dire che fai un assist ogni 3 partite, anche se solo 6 assist li ha fatti nelle prime 2 partite, una cosa clamorosa. Quindi, se non andiamo a contare le prime 2 partite, Pogba ha fatto 25 presenze, un gol e 2 assist, che è proprio un buon bottino, non è? È vero che lo United spesso lo mette davanti alla difesa in un 4-2-3-1 o addirittura in un 4-3-3 lo metteva come mezzala difensiva, specie i primi anni. Poi ci sta, in 6 anni ha fatto 39 gol e 51 assist, che numeri alla mano sono ottimi, cioè vuol dire che in 6 anni 39, sono circa 7 gol e 8 assist all'anno di media, ragazzi, quindi circa, che poi i gol non sono 7, sono 6, qualcosa, 6,7, 6,8, gli assist sono 8,2 con un rapido calcolo matematico, però insomma più o meno 7 gol e 8 assist all'anno direi che è un buon bottino, quindi sicuramente non viene da 2 anni esaltanti. 42 partite, 6 gol e 9 assist, il suo penultimo anno, dove ha saltato 13 partite per infortunio, il suo ultimo anno, 27 partite, 1 gol e 9 assist, dove ha saltato 19 partite per infortunio. In Champions League, gli ultimi 2 anni che è stato in Champions League, ha fatto 0 gol e 1 assist, quindi insomma anche da questo punto di vista non proprio un ottimo bottino. Speriamo che venga a Torino perché sicuramente, cioè, speriamo che faccia bella figura in questo ritorno alla Juve perché sicuramente ha ancora tanti anni a grandi livelli, lui vuole rimanere titolare nella Francia, vuole riprendere a vincere trofei dopo tanti anni, che è rimasto a secco, vuole, vabbè, proprio tanti anni no perché se contiamo anche la nazionale ha vinto, però se contiamo solo con i club, Pogba è rimasto a secco gli ultimi 5 anni e la Juventus vuole sicuramente ricredere in un nuovo progetto con Pogba perché anche la Juventus l'ultimo anno è rimasta a secco, quindi può vincere con Pogba. Secondo me sarà un ottimo centrocampo a 3 con Pogba, Locatelli, McKennie, con Zaccaria che sarà nelle rotazioni assieme potenzialmente magari a Fagioli, a Rovella. Vedremo quindi come andrà. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Do un voto all'acquisto. Ho voto all'acquisto 8. A De Maria ho dato 7, qui do 8 perché, ragazzi, al parametro 0 Pogba, certo, gli ultimi 2 anni non esaltanti, ma qui c'è il fattore età e c'è il fattore voglia che è un plus rispetto a quel che è Di Maria, che sicuramente comunque rimane un giocatore che nel suo prime è stato più alto di Pogba e sicuramente più titolato. Il video termina qui, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, il video lasciate un mi piace. Caso contrario, un dislike. Commenta se siete d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione un link per seguirmi su Instagram, monispor07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi!